è arrivato un messaggio a tutti noi che secondo me è molto molto positivo. Allora, leggo subito il messaggio. Caro Angelo, ma non è dedicato, è indicato a me, ma a tutti noi, non ce la facciamo a venire, il banchetto con la raccolta delle firme a sostegno dell'appello lo faremo a Cosenza in piazza 11 settembre nei prossimi giorni. All'interno dell'incontro di oggi dirama l'appello e invita a firmare, sarebbero il coordinamento delle compagne, delle donne della provincia di Cosenza che stanno raccogliendo le firme per manifestare il dissenso rispetto a ciò che è stato fatto in consiglio regionale. Io penso che noi non solo dobbiamo aderire tutti quanti, ma dobbiamo anche fare un documento e dobbiamo, federazione per federazione, comunità per comunità, impegnarci per mettere all'ordine del giorno, voglio dire, questo tipo di discussione. Secondo punto, intanto saluto con affetto e vi ringrazio per essere qui. Quando se la sentirà potrà portare una testimonianza Noemi Monaco, che è la figlia di Franco, c'è la moglie, e voglio davvero ringraziarvi di cuore per essere venuti qui. Interverranno da qui a breve Massimo Covello, il segretario regionale della FIOM. Ringrazio di cuore Michele Tripodi, che è qui per portare una sua testimonianza, che è il sindaco di Polistena. Per tutti noi Polistena, nell'immaginario collettivo, rappresenta una storia importante ed è anche una pratica di buon governo che in una regione come la nostra, insomma, ha conosciuto qualche rara eccezione. L'ultima molto probabilmente in ordine di tempo è stata quella di Lamezia, e che non mi sembra sia stata molto valorizzata da chi avrebbe avuto e dovuto valorizzarla. E quindi lo ringrazio a nome di tutti noi a Michele. Infine interverrà un giovane di Cosenza, Luigi Bernardo, è uno di quei ragazzi ben 60 che hanno lasciato il Partito Democratico, producendo secondo me uno dei più bei documenti politici che ho letto negli ultimi anni. Dei ragazzi che in un tempo come il nostro, piuttosto avaro di atti di generosità e diciamo piuttosto avaro di grandi ideali, invece hanno dato una grandissima lezione. Io penso che sarà molto interessante ascoltare quello che Luigi ci dirà a nome di questi ragazzi. Intanto io passerei subito la parola a Massimo e poi a seguire gli altri interventi. Quando Noemi se la sentirà potrà fare un saluto, quando è meglio gli viene. Va bene, la parola a Massimo Covello, segretario regionale della FIOM. Io vi ringrazio e chiedo scusa perché quando Angelo mi aveva contattato avevo dato la mia disponibilità a partecipare ai tavoli tematici stamattina per dare un contributo e per confrontarmi con gli altri compagni, amici, partecipanti a questo lavoro. È una modalità assolutamente positiva e quindi sono dispiaciuto di non aver potuto partecipare. Però non l'ho fatto per una sorta di atteggio, non ho potuto partecipare perché è stato convocato stamattina un esecutivo regionale della CGIL molto importante, perché la CGIL calabrese sta vivendo una fase delicata e io credo che il destino della CGIL e dei suoi gruppi dirigenti non sia cosa avulsa dal dibattito che almeno al tavolo dove io avrei dovuto partecipare, il lavoro, quali sono le condizioni del lavoro in Calabria, ha sicuramente un ruolo da esercitare. La CGIL Calabria vive una fase di transizione complicata perché sta affrontando il nodo del superamento di una direzione politica che a mio parere ha condizionato molto e ha reso anche più debole il fronte della ricomposizione dei diritti nella nostra regione. Mi auguro che sia servita a qualcosa la riunione e che si possa in tempi brevi
aprire un altro spiraglio. Per quanto mi riguarda, io penso che la discussione che dobbiamo fare e che mi permetto di fare brevissimamente questa discussione non può non tener conto di una perdurante criticità della condizione di inoccupazione e di disoccupazione nella nostra regione. Anche ieri l'Istat ha pubblicato alcuni dati si chiamano dati di stock, loro fanno rilievi ormai quotidiani, settimanali, e dava un'indicazione: cresce il lavoro e cresce anche nel sud. Poi vai a vedere nel merito, cresce il lavoro e cresce nel sud, i dati di riferimento sono Ferragosto e dicono che cresce nel sud a Ferragosto nel turismo, la settimana di Ferragosto. Quindi il problema è di questi dati quanto diventano strutturali e quanto consolidamento c'è in uno scenario particolarmente delicato. E qui il problema è che noi continuiamo a vivere dentro una condizione economica generale che è una condizione di, oserei dire, di sussistenza, in un intreccio perverso di economia di sussistenza, di economia dipendente dalle risorse pubbliche, e in un'economia che in molti settori si è fatta economia illegale e in alcuni settori particolari economia criminale. Questo è il dato della situazione calabrese. Con un restringimento della base produttiva, una desertificazione, parlo del settore che più conosco, di cui mi occupo da un po' di tempo, quello dell'apparato industriale calabrese, ed è una situazione che fa tremare le vene ai polsi, perché delle preesistenze industriali calabresi, siamo a Pizzo, molti di Pizzo, molti di quest'area sanno che cos'era la Gamma Oil di Rombiolo, un'azienda di 125 dipendenti, una delle leader mondiali per la produzione di piperie per le condutture dei petrolchimici e dei metanodotti, leader mondiali, con appalti in Qatar, a Dubai e così via, è fallita. Molti calabresi manco lo sanno che esisteva un'azienda del genere, ed è fallita nel silenzio più totale. Si è alzata qualche voce di qualche deputato del posto del PD, per la verità era delle aree interne questo deputato, quindi è facile capire di chi sto parlando. Si chiama Censore, adesso lo dico. Si chiama Censore perché il quale era tutto preoccupato perché ai lavoratori non venisse data in tempo utile l'indennità di mobilità. Un problema serio sicuramente, ma l'indennità di mobilità, cioè non di quale azione istituzionale fosse possibile, anzi a mio parere fosse necessaria per evitare che quello che è accaduto accadesse. Ed evitare che quello che è accaduto accadesse era possibile, se solo ci fosse stato un governo, una politica industriale regionale, territoriale, ma anche nazionale, votata non all'elargizione del sostegno finanziario a prescindere alle imprese, ma a individuare, a selezionare, a sostenere, ad aiutare filoni, filiere e così via dicendo. Questo è lo stato della... Ogni giorno è una teoria di crisi, è un rosario con il quale fare i conti.
tra l'altro un rosario che fa a pugni anche con quelle poche opportunità possibili che non vengono utilizzate. Ne dico un'altra, lo raccontavo ai miei commensali a tavola parlando, molto probabilmente mercoledì prossimo, fra 4 giorni, ci saranno 100 lavoratori, e io mi auguro con 100 bandiere o con 200 se ne portiamo 2 a testa, della FIOM nella cittadella della Regione Calabria, perché la Regione Calabria ha avuto finanziato già nel programmi comunitari 2007-2013 un progetto che si chiama progetto banda larga, progetto banda ultra larga, per la messa in posa della rete telematica della fibra ottica per consentire la connessione a tutti i 509 comuni della Calabria. Beh, che cosa accade? Si è già consumato al 30 giugno 2015 un investimento di 120 milioni di euro, un appalto che doveva iniziare nel 2012, è iniziato nel 2014, e che in 6 mesi ha visto 223 comuni, io non so se Pizzo fa parte, adesso non lo ricordo, fa parte, ha visto in 6 mesi la posa di decine e decine di chilometri di fibra ottica in un sistema così fatto. L'Unione Europea approva il programma operativo sull'innovazione tecnologica presentato nel 2006 dalla Regione Calabria, dopo tanti anni finanzia il progetto, dà una prima tranche, la Calabria, essendo questi progetti in cui era necessario il partenariato pubblico-privato, si affida a Telecom. Telecom fa la progettazione, e la progettazione vale il 10% dell'investimento, quindi 120 milioni di euro meno il 10%. Telecom, fatta la progettazione, si avvale di una società di Telecom, Infratel, per il governo dei cantieri, e si tiene il 10%. Infratel, che non ha strutture operative, individua, fa un bando e individua le società che faranno il cantiere, e si chiamano SIRTI, società nazionali, le quali a loro volta per il e si tengono il 5%, quindi 10 10 5, da 120 milioni meno 12 meno 12 meno 6, fate voi un po' i conti. L'investimento chi lo fa il cantiere? Lo fanno le aziende che lo hanno ottenuto, SIRT e così via, e con quale mano d'opera? Utilizzando spesso e volentieri manodopera di imprese individuali, a cottimo e così via, dentro cui si trovano spesso lavoratori collocati in cassa integrazione in deroga, già dipendenti delle aziende delle installazioni telefoniche che li hanno licenziati per non possibilità di lavoro. Noi ci siamo detti, ma scusate, visto che l'investimento è pubblico, è un grande investimento, perché mettere in rete telematica tutto il territorio calabrese, 509 comuni, significa offrire una potenzialità di mercato ai prodotti locali, di efficientamento dei servizi pubblici e così via dicendo. Quindi è un investimento di un grande valore sociale, ma l'investimento di un grande valore sociale può realizzarsi anche attraverso un investimento che promuove buona impresa e buon lavoro. No, abbiamo chiesto di fare una conferenza di servizio l'anno scorso, non ci siamo riusciti. Nel frattempo, tramite FIOM, FIM e WIM nazionali, riusciamo a far fare un protocollo al MISE, un protocollo di legalità, che dice: chiamiamo intorno a un tavolo tutte le imprese che avranno voce in capitolo su questo terreno e vediamo quale quota parte di lavoro può essere destinata a nuovo lavoro oltre che ai propri dipendenti, ma partendo da un presupposto del rispetto delle regole sulla sicurezza e sui contratti collettivi nazionali di lavoro. Dopo un anno di impegno con il presidente, con la sua segreteria, con il capo di gabinetto e tutto l'apparato che c'è lì, siamo riusciti
ad avere un confronto il 22 di ottobre con l'assessore Dolcisano, la quale, convinta della bontà dell'idea, a mio parere era difficile trovare obiezioni a un'idea del genere, e dice sì, anzi mi metto subito in contatto con Infratel per vedere la loro disponibilità, orientativamente 22 ottobre, orientativamente facciamo la conferenza di servizio il 2 di novembre. Io dico, assessore, a prescindere che non è festivo il 2 di novembre, quindi non è che facciamo anche la polemica sulla festività, ma 22 di ottobre, il 2 di novembre, capisco che mi volete scavalcare a sinistra e non vi viene difficile, però dico, un minimo di accortezza in più, facciamolo. No, sì, ho dimenticato di dire quale mese, però 8 e 9, perché oggi siamo al quanto? 12 dicembre e non c'è traccia di questo. Vi risparmio lo scambio di email, messenger e così via con l'assessore e il suo entourage, tutto salamecchi e così via dicendo. La sostanza è che non abbiamo questa conferenza. Perché dico questo? Perché sarebbe importante se in una regione come la nostra, a proposito di gestione di fondi comunitari, oltre la chiacchiera, la fuffa, le parole vuote, raggiungiamo il target, spendiamo i soldi, perdiamo le risorse, come le programmiamo, noi mettiamo in fila il reale valore di quegli investimenti. Perché quegli investimenti quale valore hanno? O avrebbero dovuto avere? Adesso c'è un eurodeputato, qui sa meglio di me qual è la situazione. Noi siamo, se non sbaglio, al quinto sessennio di programmazione dei fondi comunitari. No, io ho iniziato ad occuparmi di fondi comunitari per conto della CGL nel 2000, e discutevamo dei ritardi del programma 94-2000, poi abbiamo parlato dei patti territoriali, eccetera, eccetera. Adesso siamo... Beh, qual è il problema? Mentre discutiamo dei programmi, gli indicatori economici che avrebbero dovuto essere rilevati alla fine di ogni programmazione, al netto, avrebbero dovuto registrare almeno nei settori di intervento, io non dico nel PIL generale della regione, ma nei settori di intervento delle variazioni in aumento. Non ce n'è uno, non c'è un settore che è in aumento. Ma c'è la crisi. E allora ragioniamo di che cos'è l'investimento straordinario, che cos'è l'investimento ordinario, chi ha la responsabilità di promuovere l'economia di una regione, perché in una regione debole come la nostra non è l'investitore privato da solo, ammesso che ci sia un investitore privato, che solleva le sorti. A maggior ragione non c'è un investitore privato se l'investitore privato è, come esempio, quello, gli atteggiamenti, i comportamenti degli investitori pubblici. Telecom è un'impresa privata formalmente oggi, ma di fatto è il riferimento diretto del governo. FSI è un'impresa privata, ma di fatto le politiche sui trasporti in Italia dovrebbe orientarle anche il governo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se noi avessimo avuto in quel piccolo esempio la possibilità di cambiare modalità di gestione, ottenere una diversa interlocuzione, relazione tra l'impresa e il lavoro, qui non stiamo discutendo se è legittimo il profitto, intanto io discuterei della quantità del profitto, però questo è un velleitarismo mio, può essere un velleitarismo ideologico, ma le clausole sociali di un investimento di risorse pubbliche devono essere di interesse pubblico o no? È vero che noi abbiamo questa novità terribile, io stamattina ho letto alcune agenzie, sono rimasto basito
ieri in commissione, ve lo dico perché è una cosa preoccupante, ieri in commissione lavoro della Camera è stato acquisito il parere del prefetto Cantone sulle clausole sociali e il governo si appresta a deliberare, a legiferare attraverso un decreto legislativo il superamento delle clausole sociali in materia di cambio di appalto, per cui verrà introdotto il criterio che in materia di cambio di appalto le ragioni tecnico-organizzative dell'azienda sono da tenere in considerazione, se non prevalente. Voi capite che cosa significa questo nello scenario nostro, dove sia pur non al 100%, ma oggi, e noi ci stiamo anche adoperando attraverso un percorso di raccolta firme, abbiamo fatto una proposta di legge per vincolare ulteriormente le clausole sociali, in cui al cambio di appalto va collegato la certezza della continuità del lavoro dei lavoratori. Se invece si introduce il criterio che bisogna tener conto delle esigenze tecnico-organizzative dell'azienda, l'azienda subentrante dice: io mi prendo l'appalto, voi dite che io devo farlo con 100 lavoratori. No, la mia organizzazione aziendale mi consente di farlo con 50, gli altri 50, arrivederci, grazie. Guardate che stiamo parlando di cose che nella nostra regione sono all'ordine del giorno già adesso: i bidelli nella scuola, l'affidamento delle manutenzioni, i servizi, le cooperative delle mense, funzionano tutte così. Quindi noi stiamo dentro a un meccanismo, a un paradigma in cui il rapporto tra il lavoratore e il lavoro, e in questo caso il rapporto tra il lavoratore e l'impresa, qualsiasi tipo di impresa, diventa sregolato. Ora, in un rapporto finito, in un rapporto sregolato, chi soccombe? Il più debole. E il più debole è il lavoro, è il lavoratore. E questo è il modello di sviluppo a cui vogliamo concorrere come Calabria? Così vogliamo risollevare le sorti della Calabria, una regione che ha nella debolezza del rapporto tra il lavoro e tra il lavoratore e il datore di lavoro la sua ragion d'essere? Guardate che questo non vale soltanto per il privato. Adesso qualcuno scopre la novità che l'articolo 18 non vale più nel pubblico impiego, a partire dalla scuola. Quale novità? Ma era già nella legge. Era già nella legge. Quando si dice che un preside determina le dotazioni organiche della scuola in funzione delle esigenze che ritiene necessarie nell'interesse non dell'istruzione ma dell'efficienza della scuola, quando un ospedale è vincolato non alla salute ma è vincolato all'equilibrio di bilancio, che non è una cosa di cui non tener conto, è importante, ma che va, non andiamo da nessuna parte. Concludo, io penso che su queste cose bisogna aprire intanto una discussione, perché noi siamo abituati, parliamoci chiaro, anche tra di noi, il lavoro è la ricerca del lavoro, e quando uno, anzi adesso ci hanno introiettato il tema che beato me che io un lavoro ce l'ho, e se ce l'ho posso pure perdere qualche piccolo diritto, ma intanto ce l'ho. Chi non ce l'ha, ma che vuoi avere i diritti? Devi acconciarti a quello che passa il convegno. E hanno proposto il Job Act e così via. Noi come Fiom abbiamo proposto, e oggi lo si sta discutendo a Milano, in riunione della CGIL, anche una proposta di nuovo statuto dei lavoratori. Nei prossimi giorni partirà una campagna di confronto con gli iscritti e non solo, a sostegno di questa cosa, perché vogliamo promuovere anche un referendum di abolizione del Job Act. Abbiamo aderito alle proposte che mettono in discussione la legge sulla scuola, abbiamo aderito alle proposte che mettono in discussione anche la riorganizzazione istituzionale che in Calabria sta facendo macerie nell'assoluto silenzio dei più, e così via, sblocca Italia e così via. Io penso che riunioni come questa siano utili, ma sono utili anche se non rimangono ciaculatorie in cui facciamo esercizio, ognuno, ginnastica intellettuale, che fa pure bene, perché sennò rendiamo obesi il nostro cervello, oltre che il corpo, ma che però non ha uno sbocco.
Io penso, mi permetto di suggerire, mentre noi stiamo cercando di costruire un'alleanza sociale, la coalizione sociale, perché c'è bisogno che ciò che la crisi e le scelte che il governo sta compiendo divide da qualche altra parte, bisogna iniziare ad unire, e quello del lavoro è, a mio parere, il tema fondamentale che deve unire anche nella condizione di non lavoro, per cui il reddito di dignità, di povertà e così via dicendo, sia importante. L'altra cosa importante è che questo avvenga però con una scelta anche politica, che deve fare la politica. Un mio carissimo amico mi diceva poco fa, Landini, facciamogli fare bene il sindacalista, perché politici ce ne sono tanti. In Calabria io penso che lo sviluppo di questa iniziativa possa essere, perché no, un'idea di convocazione degli stati generali di chi si sente di sinistra, mettiamola così, io non lo so questa parola cosa voglia dire, ma comunque provare a riunificare tutti quei soggetti che oggi vivono con grande affanno, dispiacere, e però siamo tutti dispersi, tante meteore, proviamo a fare l'unità. Grazie. Grazie. Io Noemi, che vuole darci il suo saluto. Buonasera a tutti, sono Noemi, la figlia di Franco, e oggi sono onoratissima di essere qui, partecipare a questo favoloso evento, e ringrazio tutti i presenti, gli organizzatori, e tutti coloro che hanno deciso di dedicare la giornata a mio papà, e soprattutto al dottor Broccolo, data la vicinanza con la mia famiglia. E, scusate l'emozione. Grazie anche a nome della mia famiglia, degli amici e del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà di Acri, al nome del quale porto anche i saluti. E, papà è sempre stato una grande persona, e ha dedicato le sue giornate, il suo tempo sempre al prossimo, ai diritti degli altri, alla difesa dei più deboli e anche dell'ambiente. E ha sempre adorato la politica ed è sempre stata parte della sua vita, e spesso, io ricordo quando ero piccola, la odiavo tanto questa politica, perché sottrae tempo a noi da passare con papà, e soprattutto non capivo il senso di essa, cioè la maggior parte delle volte sentivo sbraitare politici di televisione, io mi arrabbiavo perché non ha senso, e spesso facevano sempre troppe parole e pochi fatti. E adesso immagino quando papà sia, cioè se fosse qui con noi, insomma, sicuramente avrebbe partecipato all'evento, e immagino quando da lassù lui adesso sia contento che sono qui adesso a parlare con voi, a rappresentarlo. E grazie a lui adesso capisco l'importanza che ha la politica nella nostra vita, e magari mentre prima la odiavo talmente tanto, ma piano piano sto iniziando a capirla, magari un giorno potrà far parte anche lei della mia vita, e magari perseguire e poi realizzare i miei sogni, quelli della mia famiglia e quelli del mio papà, realizzarli per lui un giorno, insomma. Grazie ancora a tutti e buona serata. Sì, il sindaco di... non so se vuole darci un saluto. Vi ricordo che l'obiettivo principale di questo pomeriggio è aprire i tavoli, quindi facciamo dei saluti contenuti. Grazie. Cercherò di attenermi ai tempi, anche perché io ero proprio venuto in quanto invitato, lo ringrazio per l'invito, Angelo Broccolo, per anche l'attenzione che ha avuto nel formulare la richiesta di una mia presenza qui ai tavoli.
quindi questo mio intervento è un fuori programma, però visto che ero qui, insomma, mi sembrava giusto porgere il saluto a tutta l'assemblea, ai partecipanti, che insomma, ringrazierò per l'attenzione che mi rivolgeranno. Io, guardate, vorrei parlare di politica, visto che si parla di queste pratiche di buona amministrazione, però la tentazione è forte, perché poi la mia identità non la nascondo. Io sono comunista, quindi non mi professo di sinistra, mi professo comunista. Poi la categoria della destra e della sinistra la si conosce, chi ha un minimo di formazione politica nel nostro paese. E quindi mi verrebbe comodo portare gli esempi delle scelte amministrative che abbiamo fatto nella nostra città. Ma la tentazione, dicevo, è forte a dire, ad esprimere un giudizio sulla fase politica. Perché la fase politica è una fase che si è aperta anche all'indomani di scelte che a livello nazionale il PD purtroppo ai noi sta facendo, che non rispondono assolutamente ai canoni della sinistra, a questa icona della sinistra conosciuta nel nostro paese. Purtroppo il PD ancora si fregia di essere un partito di sinistra quando invece non lo è. Allora il tema, io voglio dire una cosa, non so se qualcuno l'ha visto, è proprio ieri l'Espresso ha fatto un sondaggio, un quiz, un gioco, chiamiamolo gioco, dove ha messo tutti i simboli dei vari partiti di sinistra che si sono avvicendati nella storia del nostro paese e li ha messi tutti in colonna. Allora ci chiedevano, indovinate a quale simbolo corrisponde la formazione politica, ci davano dunque il nome della formazione politica e bisognava indicare il simbolo. Sembrava una cosa seria all'inizio. Dopo che ho fatto il test, a me francamente il risultato è stato il 100%, allora dice, sei il solito comunista alla fine, tu hai sempre votato comunista, è vero, cioè non è che era sbagliato, ma poi alla fine non stai bene, c'era scritto, benvenuto nel club. Poi io ho voluto cercare di capire e quindi ho cercato di sbagliare le risposte, quali erano le altre alternative. Quindi gli altri target erano, a un certo punto il primo, quello più scarso, cioè no, tu non sai nemmeno la differenza di chi è comunista, ma non ti interessa, non te ne frega nulla di chi è di sinistra e di chi è comunista, beato te che sei. Poi c'era un'altra alternativa, no, tu sei una persona normale, sai, conosce un po' di quello, però sei un elettore normale. Cioè voglio dire, siamo arrivati alla ridicolizzazione del concetto di sinistra, ma non è solo un concetto, è anche una storia, la storia del movimento operaio, la storia, voglio dire, che ha costruito il Partito Comunista, quello italiano ovviamente, a cui risale, diciamo, la nostra tradizione, ma anche la storia recente. Non si può essere ridicolizzati, e la particolarità di questo quiz è che non c'era il PD. Allora io mi sono chiesto, perché non c'è il PD? Perché il PD è stato derubricato dalle sigle della sinistra, o perché oggi l'Espresso, che fa comodo ovviamente, sappiamo di chi stiamo parlando, fa comodo forse al partito e all'idea dominante, vuole che passi il messaggio che tutto quello che c'è a sinistra non è nulla e che solo il PD probabilmente può avere ancora questo marchio? Guardate che è un quiz trabocchetto che è molto, io lo giudico oltre che offensivo, anche subdolo. Allora io dico, è arrivato il momento di chiudere questa pagina di litigiosità che ci ha reso, forse, credo, agli occhi di tutti, anche alla luce di questi fatti, che ci ha reso ridicoli. Noi dobbiamo avere la capacità di capire qual è la nostra dimensione. Allora, la dimensione non può più essere quella del centrosinistra, ce lo siamo detti, né in Calabria, perché questa giunta regionale ormai in un anno abbiamo visto quello che ha prodotto, né in Italia. Noi non possiamo più pensare ad un centro-sinistra come l'abbiamo conosciuto, con alleanze territoriali e anche nazionali, con il PD dentro. Allora dobbiamo metterci, come dire, cercare di rimboccarci le maniche e cercare di capire che cosa vogliamo fare. Io credo che non ci sono altre soluzioni se non quella di creare, ognuno con la propria identità, perché qua non è un problema di bandiere,
Io credo che ci possono essere le condizioni in questo paese di mettere insieme tutte le migliori esperienze della sinistra, così come la conosciamo, ma non istituzionale. Noi non dobbiamo assolutamente andare ad inseguire il posto, perché la rovina di questi ultimi anni, anche nostra, non è stata solo la litigiosità, ma l'ossessione di entrare nelle istituzioni che ci ha fatto compiere alleanze che poi hanno snaturato la nostra identità. Noi dobbiamo avere il compito oggi di cancellare quella prospettiva e ripartire dai bisogni della gente, ripartire dal lavoro, lo diceva Covello, ripartire dalle cose che bisogna fare creando un'alternativa a sinistra. Solo così possiamo recuperare quel rapporto che abbiamo perso nei luoghi del lavoro, con i cittadini. Solo così possiamo cercare di ricostruire un'identità forte che ci consente di portare nelle istituzioni, quando rientreremo, o prima o dopo rientreremo se lavoreremo fuori dalle istituzioni, il messaggio di cui ovviamente ancora noi andiamo fieri, e cioè quello di difendere le categorie più deboli di questo paese. Allora io con questa prospettiva voglio portare il saluto a questa assemblea, che ritengo comunque utile, rispettando chiaramente le idee di ognuno di noi che siamo qui a questo tavolo, ma credo che ora è arrivato il momento di segnare una svolta che parta dai territori e che poi ci può consentire di far rifiorire, come dice lo slogan, una sinistra, ma una sinistra vera, di fatti e non di parole. Grazie e buon lavoro a tutti. Ebbene, con un ritardo estremo io riapro il lavoro dei tavoli. Grazie.